scegliere il mio nome nel mondo del gaming e volevo qualcosa che comunque mi appartenesse e parlasse un po' di me. Quando ero piccola assomigliavo molto a Pocahontas, perché avevo questi capelli lunghi, tutti neri, e quindi tutti mi dicevano assomiglia a Pocahontas, allora ho pensato perché non fare Ontas, mentre la G invece, girl, gamer e Giorgi che è il mio cognome, quindi proprio tutte cose che mi appartengono. Allora, la mia passione per il gaming parte da quando ho 4 anni circa, cioè da quando ho ricordo, io ho sempre giocato a videogiochi, perché io vivevo con mia nonna e mio zio e lui giocava ai videogiochi, quindi io passavo le giornate intere a guardare lui giocare e perciò da lì mi sono appassionata e non ho mai smesso. Mentre quando è arrivato, diciamo, il lavoro è proprio, finito il liceo, ho preso un momento, diciamo, per me, perché durante il liceo avevo abbandonato un pochettino per concentrarmi sugli studi. Quando ho smesso poi, che ho finito, ho ripreso a giocare e tutti i miei amici continuavano a dirmi ma dai, ma sei brava, ma perché non inizi a streamare, perché non lo fai? Io in realtà ero molto timida, quindi all'inizio per me era tipo no, ma figurati io. E poi una sera con i miei amici mi hanno convinto, allora ho startato questa live su Twitch e da lì ho visto che comunque le cose andavano bene, a me piaceva, erano tutti contenti, ho detto dai, perché no, allora andiamo avanti. Sicuramente tutto il corso avrà degli alti e bassi, quindi non buttatevi giù, perché ci sarà sempre un momento dove direte basta, voglio buttare via tutto, non fatelo, perché comunque ha tantissime cose belle, è normale avere degli sbalzi tra sì o no, ma tenete duro, mi raccomando, e fregatevi soprattutto del parere degli altri, perché le persone parlano lo stesso, quindi cose negative, cose positive le diranno, quindi fate quello che volete fare dal cuore e cercate di circondarvi di persone che vogliono bene e non di quelle che vi sono. Allora, partendo dalla mattina, io in realtà mi sveglio molto presto e inizio a registrare i contenuti, quindi magari video per TikTok, per Instagram, quindi registro i contenuti. Dopo che li ho registrati mi metto a editare i contenuti e dopo vado in live, quindi in realtà lavoro tutto il giorno, quindi anche sabato, sono grata di questo. E beh, sicuramente non è facile, perché purtroppo ancora adesso tante donne vengono screditate dicendo che i videogames non sono per ragazze, bisogna tornare in cucina, questa è la frase tipica. Però ultimamente vedo che sta migliorando molto questa cosa e quindi un in bocca al lupo a tutte le ragazze, forza, non abbiate paura, fate lo stesso, perché tanto la gente se deve parlare parla comunque, quindi fate quello che volete, fate quello che vi piace e fregatevi degli altri.